allo stadio di Lumezzane, dove tra pochissimo è questione di qualche manciata di secondi ormai le formazioni scenderanno sul terreno di gioco per dare vita all'ultimo atto della lunga stagione per la promozione in Serie B. Noi avviciniamo in un feudo romagnolo praticamente. Ancora una volta abbia ragione, ricordiamo Bernacci in panchina. Senti, cosa ne dici di quel saluto a Giudice Tomasiano, tu a tu e a di là, a non recupero, quando in Medana stava vincendo 1-0 e Cesena con Pianina rivolto ai tifosi del Cesena. Beh, ha fatto il segno con la mano della doppia. Dai, fissa la squadra, dai. Collaboratore saranno Rosi di Cucco e Pucciotto di Chioccia, quarto uomo Brune Alti di tre. Destra poco sfruttato, ancora Piccoli, anche se in quel pochissimo che ha fatto vedere una grande incursione sulla sinistra con il colpo di testa all'ottavo minuto di Peccarisi, appena sopra poco la traversa. È Pestrin, vedete, difesa schierata al limite dell'area, parte il suggerimento di Pestrin dalla parte opposta, palla al centro e poi c'è il... e c'è il... mamma mia, incredibile! Incredibile, davvero incredibilmente carambola. Sfortunato il Cesena, carambola, intervento di Borghetto, intervento poi e adesso addirittura c'è il rilancio. Siamo al 49esimo, un minuto di gioco, l'ultimo minuto di gioco, azione per il Cesena, Bernacci, Cavalli, fermato il suo tiro, Ambrogioni e va. Beh, il risultato è ovviamente sempre fermo sullo 0-0. Pestrin ancora allarga per Biserni, c'è la possibilità del tiro, lo prova Biserni, gol! Gol di Biserni! Grande gol di Biserni! Cesena in vantaggio! Grande gol di Biserni! Deviazione! Il Cesena in vantaggio! Gol di Biserni! 35 secondi la Serie B si avvicina. 15esimo minuto, capolavoro! Capolavoro di Biserni! Grande, grande! E il Cesena, Cesena che si può distendere. Ancora forze per ancora, il Cesena. Ranalli, 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 largo Ranalli, per Cavalli. Per Cavalli, Cavalli stoppa pallone. Uno contro uno. Il tiro fuori! Lo avevo visto dentro, lo avevo non visto si dentro. Si può sbagliare. Attenzione, lo non si possono sbagliare dentro. Queste cose. Era Biserni intanto ad aver compiuto quella cavalcata splendida sulla destra. Mamma mia, non era mamma Ranalli. Mia, mamma mia. 13esimo minuto di gioco. Dovremo soffrire ancora tanto. Dovremo soffrire ancora tanto. Forza ragazzi, forza, forza. Anche Bernacci che dà man forte al reparto difensivo. Ora tutti in difesa naturalmente. Di testa, attenzione, Lumezzane che entra in area, c'è un rimpallo, ancora il gol! Il gol di Russo! Il gol di Russo! Picchiato, attenzione, attenzione, cosa succede? Cosa succede? Castori picchiato in mezzo al campo, incredibile, incredibile, mamma Castori mia. Che viene picchiato in mezzo mamma al campo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, ma cos'è? Ma cos'è? Ma cos'è? Mamma mia. Mamma mia ragazzi, ho visto Castori letteralmente picchiato in mezzo al campo. Mamma mia, cose incredibili, cose incredibili. Attenzione ancora, c'è qualcuno che sta male in mezzo al campo, attenzione, caccia all'uomo, una vera e propria caccia all'uomo. Mamma mia. Incommentabili queste. È accaduto di tutto. Incommentabili queste immagini, purtroppo. Purtroppo incommentabili queste immagini. Davvero difficile riuscire a commentare cose che non abbiamo visto, ma cose incredibili. Incredibile, incredibile.
È sembrato di aver visto Castori addirittura picchiato in mezzo al campo da alcuni giocatori dell'Umezzane. Una parapiglia incredibile. Adesso vediamo incredibile. Cosa deciderà l'arbitro. Il gioco naturalmente. Russo, appena entrato in campo, ha realizzato il gol dell'1-1. Un sacco di gente in campo. Davvero incredibile. Un sacco di gente in campo. All'Umezzane, appena due minuti dopo il gol del Cesena. Vediamo un po' il gol. Vediamo se abbiamo qualche immagine di quello che è accaduto pari sul terreno di gioco. No, mi dicono che non c'è niente. Stiamo vedendo solo il replay. L'Umezzane che spedisce in avanti. Ancora Peccarisi allarga, sbaglia però tutto. Serve Sinigallia per Strada a su di sé Bigerni, va giù, c'è il fallo. Mamma mia. Strada a terra. Ancora qualche istante prima che venga battuta la punizione, intanto è già ammonito Strada, espulso Strada. Ammonito, espulso per avere perso tempo, espulso Strada. Minuto di gioco. Attenzione. Del secondo tempo, espulso Strada. Dove va Indiveri? Calmo Gianni, provarci fino alla fine con un uomo in più i giocatori dell'Umezzane che sono vittime di crampi, sono indiversi. Sinigallia soprattutto, che ora guadagna la metà campo offensiva. Il solo Russo in avanti che colpisce di testa Peccarisi. Ancora per Bocchini. Che allarga immediatamente a Ranalli ancora lui, si propone Biserni buona. Cavalli il cross. Gol! Ottavo minuto di gioco e c'è il 2-1 per il Cesena. Forza! 8 minuti di gioco. 2-1 in favore del Cesena. Mamma c'è il replay, vediamo. Cavalli, il cross. Il cross che supera anche Bernacci, Ambrogioli di testa magnifico, ed è gol. Magnifico Ambrogioli. Corona personalmente una prestazione stupenda. Anche in vantaggio numerico. 8 minuti e 45 di gioco. Partita interminabile. Partita davvero difficile anche per noi fare questa telecronaca. Ma io credo davvero che anche davanti agli schermi in Romagna i tifosi del Cesena stiano davvero impazzendo di gioia, così come non riesco ad immaginare quello che potrà eventualmente accadere, che starà accadendo agli ultimi residui di forza fisica. Ma a questo punto è davvero il fisico che deve resistere. Batte il calcio di punizione Centi in mezzo, attenzione, traversa di Russo, forse fallo. 16-0, ci fa male anche Fracassetti, ammonito Fracassetti ammonito, col pallone a terra, giù con Falone, 16-16, manca meno di un minuto, 16 minuti e 20 secondi, meno di un minuto al termine della partita, meno di un minuto dividono il Cesena, meno di un minuto divide il Cesena dalla mega finale. Forza. Bene, Peccarisi, 16 minuti e 40 secondi di largo gioco per Ranalli. Ranalli, colpo di testa per Bernacci. Con Falone che cerca il calcio d'angolo, sarebbe finita se riuscisse a trovare il calcio d'angolo. No, 54, è la rimessa in favore dell'Umezzane. 16 minuti e 57 secondi di gioco. E finisce il Cesena in Serie B! Siamo ancora in Serie B!
grandi, ore 19:05 grandi, del 20 giugno in Serie B, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Il Cesena qualche torna tentativo in Serie B. Di rissa al centro. Questo del campo, detto, ma noi torniamo in Serie B, onore e merito a lui.